Dimitri, tu sei l'uomo del ghiaccio di Padova. Leandro, sì, siamo passati dall'acqua al ghiaccio. Finalmente sei riuscito a portare il ghiaccio in parte della valle e dimostrare che anche Padova è una città a livello olimpico. E soprattutto Padova è una città che ama molto gli sport di ghiaccio. Padova è una città che è diventata vertice a livello nazionale con tutta l'attività giovanile. 200 atleti nell'hockey, 150 nel pattinaggio artistico, sono numeri che neanche Milano ha. Ma tu ti sei appassionato al ghiaccio perché sei un pattinatore o un giocatore di hockey? Io mi sono appassionato al ghiaccio perché è uno sport nell'hockey molto energico, nel pattinaggio artistico che ti dà una grazia e un'eleganza simile al nuoto sincronizzato di sei cui sono innamorato. E ai bambini piace un sacco. E ai bambini è diventato una delle attività preferite con le scuole che vengono a praticare al ghiaccio di Padova, più il ghiaccio che la piscina, perché è lo sport più facile, più bello e più socializzante. Grazie Dimitri, buongiorno mattina. Grazie a voi, buongiorno mattina.